Con oggi, 11 ottobre, è passato esattamente un mese dalla migrazione dei mercati dei certificati di Euronext sulla piattaforma Optiq, avvenuta lo scorso 11 settembre. Un cambiamento che ha destato molte domande tra gli investitori. Ecco perché oggi sono qui con Emanuele Grasso, responsabile dei mercati dei certificati di Borsa Italiana, con cui entriamo nello specifico e districhiamo i principali dubbi tra gli investitori. Quindi mercati di Sedex e Certix per la negoziazione dei certificati di investimento e altri derivati cartolarizzati sono stati migrati sulla piattaforma di Optiq, con un modello di mercato con RFE e regole di funzionamento uniforme tra i due mercati. Questa migrazione ha comportato un cambiamento sulle modalità di negoziazione. Ad oggi, a distanza di un mese, con le nuove regole, quali sono le vostre impressioni? Quali sono i volumi sui mercati? Grazie Carola, buongiorno a tutti. Sì, no, indubbiamente questo cambiamento di modello di mercato ha rappresentato una svolta epocale per i nostri mercati, con anche indubbiamente un impatto sulle modalità di negoziazione da parte degli operatori e da parte dei trader, e in effetti lato volumi di negoziazione è accaduto, sta accadendo quello che ci aspettavamo. In cosa consiste? A partire dalla migrazione, proprio dall'11 settembre, si è osservato indubbiamente un forte calo dei volumi negoziati sul mercato. Di che numeri parliamo? Nelle prime due settimane, per darvi un'idea, su Sedex il controvalore si è ridotto di circa il 17%, su Certix di circa il 5% e i contratti sono scesi dell'11-12%. Tutto questo era atteso perché il modello di negoziazione con Request for Execution è un modello che è stato appositamente introdotto proprio per inibire i flussi di arbitragisti, scalper, trader che operano sulla cosiddetta arbitraggio di latenza o time arbitrage. E quindi c'è stata questa marcata riduzione nelle prime settimane, se vogliamo, poi anche unita al fatto che c'era anche un tema di, nei primissimi giorni, un tema di readiness di operatori che dovevano affinare i loro sistemi. Sappiamo che molti trader professionali, quindi i cosiddetti daily heavy trader, hanno comunque dovuto tarare i loro algoritmi di negoziazione per adeguarli alle nuove regole di funzionamento, e questo ha determinato all'inizio, insomma, una progressiva ripresa. Indubbiamente, al netto di questa marcata riduzione, quello che noi ci aspettavamo e stiamo osservando è poi una graduale ripresa dei volumi. Infatti, se prendiamo i primi 10 giorni di ottobre, perché appunto oggi siamo all'11, già nei primi 10 giorni di ottobre si osserva che su Sedex quel meno 17% rispetto alla media dell'anno prima della migrazione si è ridotto a un meno 5, su Certix addirittura siamo sopra del più 7% rispetto al resto della media dell'anno, anche perché questo cambiamento impatta principalmente i prodotti di flusso, Turbo, Leva Fissa, Warrant, che sono quotati sul mercato Sedex. Però quello che noi adesso ci auguriamo è che intervengono due fattori, che sono il lancio dell'Extended Hours, che sono partite il 2 ottobre, ci aspettiamo portino dei flussi in più, e soprattutto questo modello di mercato così protettivo per i liquidity provider li pone anche nelle condizioni di migliorare la liquidità sul mercato in termini di prezzi e spread. Esatto, proprio su questi due ultimi vantaggi verso gli investitori finali vorrei focalizzarmi, in particolare sul miglioramento delle condizioni di liquidità e di prezzo. Voi lo avete osservato? Sì, qui devo dire l'abbiamo osservato, non era assolutamente scontato perché, come dire, sì, gli emittenti vengono posti nelle condizioni per migliorare il loro pricing, poi certo non è detto che debbano necessariamente farlo, ma lo stanno facendo, lo hanno fatto. E quindi qui, ecco, questo mi preme sottolineare per chi ci ascolta, no? Quindi indubbiamente, ecco, parlando all'inizio dei dubbi, delle osservazioni da parte dei clienti, ovviamente molti, anch'io ho interagito in questo mese con tantissimi investitori che operano su questo mercato, e la prima reazione, non nascondiamola, è del tipo: ma avete fatto questa modifica a vantaggio degli emittenti, a vantaggio dei liquidity provider, a noi cosa ci torna da tutto questo? Allora, indubbiamente per i liquidity provider questo modello di mercato è ideale, e in effetti a livello europeo, nel panorama delle borse europee, ormai possiamo considerarla una best practice, per cui, come dire, era un cambiamento ineluttabile, no? Pena, altrimenti ormai anche per le borse è un sistema competitivo, pena poi osservare il mercato che si sposta altrove dove ci sono le condizioni ideali. Ma in realtà non è soltanto questa la logica che ci ha spinto. I liquidity provider, operando in un ambiente protetto dagli arbitraggi, sono appunto nelle condizioni di migliorare il servizio ai loro clienti da due punti di vista.
Il primo è quello che io chiamo una migliore fluidità delle negoziazioni, ovvero poter garantire in assenza di scalping, di essere colpiti da arbitraggisti, di stare sui book in maniera continuativa, con maggiore continuità. Tanto più aggiungo due elementi all'atere dell'RFI, il fatto che loro stessi possono passare a bid only in maniera automatica, derivante dal fatto che abbiamo eliminato il meccanismo dei circuit breaker che causava sospensione e interruzione durante la giornata, quindi maggiore fluidità, più presenza dell'operatore sul book. E poi, ecco quello che mi dicevi tu Carola, osservare un miglioramento delle condizioni di liquidità. Che cosa sono? Quantità esposte più grandi, quindi so che alcuni operatori, un operatore mi ha detto, ah sì, noi prima della migrazione esponevamo circa 100.000 euro di controvalore per lato, ora siamo passati a 200.000 euro, ma poi soprattutto, parlando di prezzi, quindi costi impliciti della negoziazione per l'investitore, che non sono soltanto ovviamente la fee che viene pagata al proprio broker, ma il bid-ask spread che viene negoziato, beh, qui dalla primissima settimana, passati i primi 2 o 3 giorni, gli operatori hanno fortemente tagliato e ridotto gli spread su molti prodotti di trading, soprattutto sui turbo, ma anche i leva fissa, ma anche i warrant. Su molti turbo mi è stato detto che fino a venerdì 8 settembre in media lo spread medio era 3 centesimi. Sui prodotti più liquidi, quelli su indici, quindi turbo su FTSE MIB, Nasdaq, Eurostoxx 50, è sceso addirittura a 1 centesimo. Quindi gli emittenti hanno attuato un taglio di costi per l'investitore del 67%, passando da 3 centesimi a 1, su molti prodotti è stato ridotto del 50%. Questo è quello che mi viene riferito. Adesso noi di Borsa, passato questo mese, vogliamo poi costruire un sistema delle metriche di analisi in cui anche noi andremo a misurare tutto questo empiricamente, con l'intenzione poi di produrre uno studio per mostrare poi agli investitori i vantaggi di questo cambiamento. Certo, beh, devo dire un ottimo vantaggio. E in aggiunta a questa abbiamo anche l'estensione degli orari di negoziazione, che sono entrati in vigore dal 2 di ottobre. Come vedi i volumi? Qual è stato l'impressione degli investitori? Siamo partiti, infatti, qui abbiamo voluto evitare un big bang di migrazioni più extended hours, per cui abbiamo scaglionato di queste 3 settimane. Siamo partiti il 2 ottobre, cioè settimana scorsa, anche qui abbiamo fatto una cosa graduale. Settimana scorsa siamo partiti con 78 ISIN lunedì 2 ottobre, poi sono aumentati a circa 150 venerdì. E già con numeri così piccoli, tenete conto che su Sedes abbiamo circa 22.000 prodotti quotati. Con questi 78 titoli, i volumi in fase di negoziazione estesa sono stati circa l'1,5% del totale. Quindi numeri ovviamente, comprensibilmente all'inizio, molto piccoli. Da questa settimana, tra lunedì e martedì, sono stati spostati oltre 18.000 titoli. Per cui sul mercato di 22.000 strumenti, oltre 18.000 ormai sono in extended hours nella fascia 8-22, quindi l'80% del mercato negozia su orari di negoziazione estesa. Quello che noi ci aspettiamo di osservare nel tempo per andare, no, ci sarà un periodo di rodaggio di alcuni mesi per andare poi appunto a regime, perché poi appunto gli emittenti sono pronti, i prodotti li abbiamo spostati, i principali broker operatori sono collegati, sappiamo che alcuni altri hanno bisogno di fare qualche sviluppo, qualche enhancement per essere pronti, per cui per alcuni ci vorrà ancora qualche settimana o mese per collegarsi e dare questo servizio ai clienti. E poi siamo partiti anche con delle campagne marketing pubblicitarie in cui vogliamo, come dire, ovviamente poi i trader devono familiarizzare con questa novità, è fisiologico che ci vuole un po' di tempo, ma quello che noi osserviamo da altre borse in Europa di derivati cartolarizzati è che da quell'1,5% si può tranquillamente arrivare a un 30% di flussi fatti nella fase di negoziazione estesa, quindi insomma anche noi pensiamo di arrivare a dare questo servizio ai clienti. Bene, e concludo con un'altra domanda gettonata tra gli investitori: come funziona il meccanismo del certificato in solo bid only? Ecco sì, questo è un tema, confermo, che anche noi abbiamo ricevuto molte richieste, no, e penso che veramente valga la pena approfondirlo. Qui entriamo nel tecnico, è qualcosa, se vogliamo, di un po' complesso che proverò a cercare di spiegare in maniera semplice. La premessa da fare per spiegare il funzionamento del bid only è ricordare che d'ora in avanti, con questo nuovo modello di mercato, si negozia solo in presenza del liquidity provider e i contratti possono essere eseguiti unicamente a prezzi ricompresi all'interno del bid-ask spread dello specialista, del liquidity provider. Però, appunto, come prima, anche oggi, i liquidity provider
se vogliono, hanno la facoltà di passare a bid only, ovvero in solo riacquisto su un titolo, su alcuni titoli. In effetti questo accade molto spesso per i certificati che hanno avuto una public offer, e su CertX questo riguarda oltre 2.000 titoli su 6.000, quindi trovarsi di fronte a un prodotto in bid only è una fattispecie frequente per un investitore. E quindi quando io mi trovo davanti a un prodotto in cui lo specialista compra soltanto, espone solo una quota in acquisto, come funziona questa regola dell'intervallo di eseguibilità che altrimenti è il bid-ask spread dello specialista? Per supplire all'assenza della quota in acquisto, la piattaforma di negoziazione calcola un parametro che abbiamo chiamato virtual offer price, che sarebbe alla fine una quota lettera virtuale, a cui non corrisponde un ordine sul book, ma è un parametro che gli investitori devono conoscere e che rappresenta il limite superiore ai prezzi eseguibili dei contratti. Quindi facciamo un esempio concreto che secondo me aiuta a capire. Immaginiamo che di avere un certificato con taglio 1000, che è il caso più frequente, e che il liquidity provider lo stia riacquistando a un prezzo bid di 1000. C'è una tabella nella nostra guida dei parametri, per cui per quello scaglione di prezzo il virtual offer price è per esempio 70 euro sopra il bid, per cui se questo quota 1000 il virtual offer price è 1070. Se dovesse quotare 1001 il virtual offer price sale immediatamente a 1071 e così via. E quindi fin qui, se vogliamo, tutto semplice. Quindi non c'è la quota ask, c'è questo prezzo virtuale e gli investitori devono sapere che cosa possono fare. Possono vendere allo specialista al prezzo di 1000, oppure possono inserire ordini, negoziare tra di loro a prezzi ricompresi nell'intervallo 1000-1070. E fin qui, se vogliamo, è tutto abbastanza semplice. Qual è invece la particolarità, l'elemento di complessità aggiuntiva rispetto a questo? Che cosa succede se per qualche motivo due investitori invece inseriscono due ordini che matchano tra loro a un prezzo superiore al VOP? Quindi abbiamo questo VOP a 1070, un investitore inserisce un ordine in vendita con limite di prezzo minimo 1080, e un altro soggetto, per chissà quale motivo, inserisce un ordine di acquisto a 1080. Ovviamente questi due ordini matcherebbero a 1080, ma quel 1080 è al di fuori di questo intervallo di eseguibilità e quindi il contratto non può avvenire. E quindi quello che succede è che scatta una sospensione. Quei due ordini entrano nel book, sono visibili, diciamo, il book è crossed, sono matchati, ma non si possono eseguire il contratto, e inizia una sospensione della durata di 30 secondi. Dopo 30 secondi la piattaforma Optiq verifica se è cambiato qualcosa e se è subentrata una condizione diversa per cui la negoziazione continua può riprendere. In questo esempio, se nulla dovesse cambiare, questi due ordini a 1080 persistono, in teoria dovete sapere che queste sospensioni di 30 secondi in 30 secondi si possono prolungare per tutta la giornata di negoziazione fino alla chiusura. Ovviamente che cosa accade? Durante queste fasi di sospensione voi investitori potete cancellare eventualmente questi ordini che hanno determinato la sospensione, potete modificarli. Può accadere che poi ovviamente col passare del tempo magari la quota bid sale, magari sale a 1010, e quindi a quel punto ecco che 1010 più 70 fa 1080, quel 1080 diventa eseguibile. Ma la cosa più importante da sapere è che nonostante questa situazione di sospensione che viene diffusa attraverso il real time market data, per cui vedete il prodotto in uno status sospeso, se un investitore volesse invece negoziare a prezzi ricompresi all'interno dell'intervallo consentito, quindi banalmente vendere al liquidity provider perché deve smobilizzare il prodotto quel giorno, lo può comunque fare. E quindi ipotizziamo che in questo scenario, no, quindi la quota bid a 1000, il virtual offer a 1070, due ordini che si incontrano a 1080, un investitore che vuole vendere inserisce un ordine di vendita, magari un ordine al meglio, un market order in vendita. Cosa accade a questo market order? Questo è l'ultimo pezzettino, poi abbiamo concluso su questo excursus, vedete molto, molto di dettaglio. Inserendo un market order in vendita, al meglio, cosa succede? Appena finisce la prima sospensione di 30 secondi, si va a verificare questa condizione, si vede che quel market order matcha con l'ordine in acquisto a 1080, quel 1080 è fuori dal VOP, per cui scatta una seconda e ultima sospensione di 30 secondi. Passata anche quella, dopo 30 secondi, Optiq dice: a 1080 non posso eseguire, c'è un altro prezzo a cui questi ordini possono matchare, e questo matching avviene al prezzo di 1070, al prezzo del VOP, per cui quel soggetto che comprava fino a 1080 comprerà dall'ordine in vendita a 1070, quindi è un prezzo migliorativo per lui,
e il soggetto che voleva vendere a quel punto ha venduto a 1070 invece che al 1000 che proponeva l'investitore. Per cui questa esecuzione avviene pur poi reiterandosi queste sospensioni finché quei due ordini a 1080 non vengono cancellati. Bene, io ti ringrazio per questa intervista e chissà, magari ci rivedremo tra un anno, sei mesi per vedere appunto le statistiche e i volumi appunto sul mercato. Io vi ricordo che anche nella descrizione troverete il link dove appunto potete trovare un approfondimento dedicato sul tema.